Sentire è tutto, un nome è un suono, un fumo che vela il cielo splendido. È un verso del Faust di Johann Wolfgang Goethe. Racconta cose altissime, ma in un territorio che a noi sembra scontato perché lo percorriamo tutti i giorni, ogni istante, e raramente ci soffermiamo a rifletterci su. Per noi il significato delle cose sta anche nei suoni che ne compongono il nome. Suoni che ci permettono di andare oltre le forme, di pensare in astratto. Ma che cosa voglia dire sentire e in che modo sentiamo? Ce lo racconta Memex il fisico ricercatore del CNR Valerio Rossi Albertini. L'udito è la conversione dei suoni in un segnale per noi percettibile, per noi comprensibile. E alla base dell'udito, naturalmente, c'è l'orecchio, che è il nostro organo di senso. Qui abbiamo l'immagine di un elefante, dalle grandi orecchie. Ma l'elefante ha una caratteristica molto differente per quanto riguarda le orecchie dalle nostre. Ha una specie di padiglione floscio, adagiato. Se guardiamo invece l'orecchio umano, il padiglione auricolare di un uomo, vedremo che ha una forma caratteristica, inconfondibile, facilmente distinguibile. È una forma che è stata modellata dalla natura per darci la possibilità di catturare più efficacemente i suoni, i rumori che ci circondano, che ci provengono dall'ambiente circostante. Immaginiamo che il padiglione auricolare, che la parte esterna dell'orecchio sia come una tromba, come un imbuto nel quale i suoni vengono convogliati e già in quella fase preliminare di trasduzione, cioè di trasformazione dell'impulso sonoro, ovvero della sollecitazione dell'orecchio da parte del suono in impulso nervoso, subisce un'amplificazione di circa 10 volte. Ecco perché il padiglione auricolare è così importante nel nostro udito. Se mettessimo della plastilina all'interno delle nostre circonvoluzioni del padiglione auricolare, pur lasciando aperto il foro, il meato uditivo, sentiremmo dei suoni molto attenuati. Ed infatti l'orecchio e tutto quanto possiamo dire il sistema uditivo, l'orecchio non è soltanto quello che appare all'esterno, ma c'è una catena, c'è una successione di elementi all'interno dell'orecchio che consente a suoni anche molto modesti, molto flebili, di essere recepiti. E l'udito e l'orecchio sono il primo organo di senso che si sviluppa già al quinto mese nel feto. Il feto riesce a comunicare in un certo senso con l'ambiente circostante, ascoltando ad esempio la voce della madre attraverso il liquido amniotico, proprio perché già al quinto mese ha un sistema uditivo sviluppato. E la caratteristica straordinaria del sistema uditivo dell'orecchio è che ha una capacità di captare suoni superiore probabilmente a qualunque altro organo di senso, se compariamo con gli stimoli a cui gli altri organi sono sottoposti. Per spiegare la capacità dell'orecchio e del suono, dobbiamo immaginare che ci sia un effetto di amplificazione all'interno dell'orecchio che rende percettibile anche un suono che sia molto flebile, molto debole. Riusciamo a sentire, ad esempio, il ronzio di una lontana zanzara. Vedremo che questa è la soglia inferiore dell'udibilità. Però l'orecchio è ugualmente in grado di percepire senza danni suoni che siano enormemente più intensi di questo. Lo studio fisiologico e fisicamente corretto dell'orecchio si deve a un grande fisico e medico chiamato von Helmholtz. Der Kanzler der Physik, il cancelliere della fisica.
fu soprannominato così Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, lo scienziato tedesco dell'Ottocento, pioniere, tra le tante cose, degli studi sulla fisiologia dell'orecchio. Hermann von Helmholtz era nato a Potsdam nel 1821 in una ricca famiglia borghese e da bravo ragazzo di buona famiglia aveva imparato da giovane ad appassionarsi alla musica e in particolare al pianoforte. Per volere del padre e poi perché stando nell'esercito era questo l'unico modo per pagarsi gli studi, Helmholtz si iscrisse alla facoltà di medicina all'Università di Berlino. Era un bravo studente anche se dentro di sé avrebbe preferito fare fisica. Così si laureò sull'anatomia e la funzione del sistema nervoso, poi, appena gli fu possibile, lasciò la medicina militare ed entrò nel laboratorio di anatomia e fisiologia di Johannes Müller. Lì essere bravi in fisica e aver voglia di studiare la fisica insieme all'anatomia erano un valore in più. E fu lì che Helmholtz riuscì a calcolare il tempo perduto. Se tempo perduto vi fa pensare più alle Madeleine di Marcel Proust, non vi state sbagliando. Proust usò questa espressione nella sua opera più famosa 60 anni più tardi, ma probabilmente l'aveva sentita in casa dal padre, che era medico e che era amico dello scienziato che aveva importato in Francia la scoperta di Helmholtz, cioè quella del tempo perduto, inteso come ritardo tra la stimolazione nervosa e la contrazione del muscolo. Poi Helmholtz si mise a studiare la visione e l'ottica. Studiò la percezione dei colori. E grazie anche alle scoperte del fisico James Clerk Maxwell e ai lavori del medico e fisico Thomas Young, formulò la teoria della visione tricromatica. Cioè capì che il nostro occhio possiede tre recettori capaci di riconoscere le lunghezze d'onda del fascio di luce e ciascuno risponde in modo più marcato a uno specifico intervallo che corrisponde a uno di quelli che, insomma, chiamiamo colori fondamentali. Inventò anche l'oftalmoscopio, uno strumento per guardare direttamente la retina, molto simile a quello che si usa oggi in clinica oculistica, e l'oftalmometro per studiare la cornea. Studiò la visione binoculare e scrisse un'opera monumentale sull'ottica fisiologica. Una cosa simile successe quando si mise a studiare l'orecchio. L'orecchio interno contiene la coclea o chiocciola, una struttura fatta a forma di chiocciola che contiene le cellule che sentono il suono e lo trasformano in un segnale nervoso, pronto a essere interpretato dal cervello. I suoi meccanismi erano stati studiati in precedenza dal marchese Alfonso Corti, pochi anni prima di Helmholtz, ma bisognava capire soprattutto una cosa. Come fa quella chiocciola a distinguere le diverse frequenze dei suoni? Helmholtz, che di fisica acustica ne sapeva, osservò che la coclea srotolata assomiglia alla tastiera di un pianoforte. Il pianoforte, il suo pianoforte, il suo strumento preferito. Fu così che Helmholtz capì che ogni porzione della coclea corrisponde a un'altezza, cioè che ogni porzione entra in risonanza con frequenze diverse, progressivamente crescendo man mano che si va verso l'interno. E poi sviluppò la teoria della risonanza per spiegare come mai strumenti musicali diversi hanno voci diverse. Nel frattempo aveva fatto carriera all'università, era anche diventato rettore dell'Università di Berlino. Tra i suoi allievi c'era Heinrich Hertz, quello che ha dimostrato l'esistenza delle onde elettromagnetiche. E poi Helmholtz trovò anche il tempo di occuparsi di meteorologia, di elettrodinamica, di geometrie non euclidee e di tante altre cose. Siamo arrivati al protagonista di questo nostro discorso sul suono e sull'udito. L'orecchio. L'orecchio, che vedete dietro le mie spalle, è un organo straordinario, ha delle capacità che sono inimmaginabili se non si rapportano a qualche cosa che possa essere confrontato con l'abilità dell'orecchio stesso di amplificare i suoni e di percepire suoni che abbiano delle gradazioni, dei volumi, delle intensità molto diverse tra di loro. Descriviamolo, l'orecchio. L'orecchio ha una parte esterna che è il padiglione auricolare e il condotto uditivo, il meato uditivo come viene chiamato, che arriva fino al timpano. Il timpano altro non è che una membrana, è una membrana che è in grado di oscillare in sintonia, in simpatia, cioè con la stessa frequenza, con le stesse caratteristiche del suono che lo percuote. Il timpano è il primo elemento dell'orecchio medio. Al timpano, che è una membrana, è attaccato uno dei tre ossicini,
che costituisce proprio il primo elemento della catena degli ossicini. La catena degli ossicini è un ingranaggio di una sofisticazione straordinaria. Nessun orologiaio avrebbe potuto concepire un sistema così sofisticato di trasmissione delle vibrazioni. Il primo degli ossicini è chiamato martello, è attaccato direttamente alla membrana del timpano. Come il timpano vibra, anche il martello si mette in vibrazione con le medesime caratteristiche del timpano e quindi con le medesime caratteristiche del suono che ha sollecitato il timpano. La vibrazione del martello viene trasmessa ad un secondo ossicino che si chiama staffa, che ha una specie di giunto, una specie di snodo, con cui viene percossa dal martello stesso, come evoca il nome, martello e incudine. L'ultima parte, invece, si chiama staffa, è il terzo degli ossicini, e il terzo degli ossicini è in collegamento con gli altri due, sempre con un meccanismo di snodo, di giunto, ma anche dall'altra parte con un'altra membrana più piccola. Ebbene, questo meccanismo, membrana grande, ossicini, membrana piccola, comporta un'amplificazione dei suoni, perché, per dirla in termini semplici, la forza con cui viene percosso il timpano viene sì trasmessa quasi integralmente alla finestra ovale, che è la seconda membrana, ma siccome la seconda membrana è più piccola della prima, la pressione che è esercitata su questa membrana sarà più grande, proporzionalmente più grande. E quindi ecco un secondo meccanismo di amplificazione dei suoni assolutamente fisiologico. E ora arriviamo all'orecchio interno. Questa finestra ovale, questa membrana interna, è in grado di trasmettere il proprio moto vibratorio a una struttura fatta a forma di chiocciola, o in latino coclea, che è fatta proprio come una chiocciola e è tutta avvoltolata su se stesso. È un canale di sezione conica che però è arrotolato su se stesso e quindi riesce a contenere una distanza tra l'inizio e la fine del canale in un intervallo di spazio molto piccolo. La coclea quindi è un elemento essenziale, la chiocciola. All'interno del canale della coclea c'è un liquido. Perché un liquido? Perché la caratteristica è questa: i suoni si ripercuotono, si diffondono, si propagano più facilmente e più efficacemente nei liquidi che nell'aria. Allora, nella parte esterna siamo a contatto dell'aria e quindi, per così dire, dobbiamo accontentarci delle capacità che abbiamo di amplificare i suoni, ma nella parte interna, invece, laddove la fisiologia evoluzionisticamente ha operato per milioni di anni, abbiamo sviluppato un meccanismo molto compatto e molto efficiente. Come funziona la coclea? Beh, è un canale a ricciolo, come possiamo vedere nella grafica, ma questo ricciolo si assottiglia sempre di più verso il centro. E questa caratteristica di una sezione variabile fa sì che zone diverse del canale, cioè della coclea, siano più sensibili o, come si dice in gergo, risuonino meglio su certe frequenze sonore. Cioè alcuni suoni li sentiamo in certe zone della coclea, altri suoni in altre zone. Insomma, le zone della coclea sono specializzate. Ma qual è il meccanismo con cui funziona la trasduzione, cioè la traduzione dell'impulso di pressione che arriva dall'esterno all'interno della coclea e viene quindi convertito in un segnale acustico interpretabile, decifrabile per il cervello? È molto suggestivo, è molto particolare. Possiamo vedere questa immagine delle alghe marine. Immaginiamo che sul fondale marino ci siano delle alghe che sono agitate dalle correnti sottomarine. Le alghe si spostano e sarebbero in grado di trasmettere la loro oscillazione alle radici al di sotto del fondale marino. La stessa cosa avviene per gli organi di senso all'interno della coclea. Sono le cosiddette cilia, sono dei nervi che hanno la caratteristica di somigliare molto alle alghe. Quando arriva l'azione di compressione e di rarefazione caratteristica del suono, le ciglie iniziano a oscillare, esattamente come oscillerebbero a causa delle correnti sottomarine le alghe. Questo movimento di oscillazione viene trasmesso al di sotto e
I singoli segnali vengono fatti convogliare all'interno di un unico nervo che raccoglie tutte quante le terminazioni nervose che provengono dagli elementi oscillanti della coclea e vengono tradotte quindi in un segnale elettrico di neurotrasmettitori che arriva fino alla zona specializzata del cervello e si traduce in quello che noi percepiamo come suono. C'è un istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto di Acustica e Sensoristica, intitolato allo scienziato italiano Orso Mario Corbino, che di acustica si è occupato durante tutta quanta la sua carriera, in cui si studia l'orecchio e le disfunzioni dell'orecchio. Ci troviamo presso la sede di Ferrara dell'Istituto di Acustica Orso Mario Corbino del CNR. Noi ci occupiamo appunto di studiare la generazione, la trasformazione e l'osservazione, quindi la misura, dell'energia acustica. L'energia acustica è possibile misurarla da circa 30 anni, ma soltanto negli ultimi 10 anni, grazie a delle innovazioni tecnologiche che riguardano la possibilità di miniaturizzare dei sensori, è possibile avere una misura efficiente del trasporto da parte del suono, delle onde sonore, dell'energia acustica. Noi siamo in questo laboratorio dove possiamo generare delle particelle di suono con questo dispositivo, che in realtà non è altro che un tubo lungo 40 metri e più, dove il suono viene incanalato e scorre fino a un certo punto dove noi prendiamo la velocità delle particelle di energia sonora. In questo esperimento noi spareremo quindi dei fononi, che sarebbero gli analoghi dei fotoni nel caso della luce, e questo potrà essere misurato proprio attraverso due sensori assemblati in un'unica sonda che contiene un sensore di pressione e un sensore di velocità della vibrazione dell'aria. Questo permette di misurare effettivamente la velocità dell'energia che arriva nel punto di osservazione. Una volta che noi abbiamo calibrato la sonda, possiamo ad andare a fare misure in qualsiasi altra situazione acustica, come vedremo per esempio nell'applicazione audiometrica. Questo oggetto è un velocimetro acustico ed è stato interamente progettato e sviluppato dall'ingegner Chiotto dell'Istituto di Telecomunicazioni Elettronica del CNR di Pisa e dal collega Paolo Bruschi del Dipartimento di Elettronica dell'Università di Pisa. Noi cosa facciamo? Prendiamo questo oggetto, lo miniaturizziamo per costituire una sonda audiometrica completa. Come vedete, poi questo case si completa con un condotto che permette di applicare la sonda all'ingresso del canale uditivo esterno. Noi quindi siamo in grado di misurare l'energia che entra all'interno dell'orecchio e che viene quindi percepita dopo tutta la catena, diciamo, che porta la sensazione uditiva al cervello. È possibile quindi prevedere che in un prossimo futuro noi potremo ridurre le dimensioni della sonda al livello di un normale auricolare per cellulari, e quindi è possibile pensare che la misura dell'udito possa essere semplicemente fatta con un'app e quindi trasmettere i dati per fare un monitoraggio dell'udito in telemedicina. L'assoluta non invasività di questa tecnica è anche utile per effettuare i test neonatali. Basta appoggiare l'auricolare all'orecchio del neonato
e fare questo tipo di misura. Per parlare di suoni, di rumori, della differenza tra suoni e rumori e dell'impatto che hanno sulla nostra sanità, sulla nostra tranquillità, i suoni e i rumori a cui siamo esposti quotidianamente nelle nostre attività, abbiamo chiamato Fabio Locastro, che è un ricercatore, un collega del CNR, dell'Istituto IDASC. E vorrei cominciare col chiedergli che differenza c'è tra suono e rumore e poi è più dannoso il rumore sulla nostra salute piuttosto che i suoni, cioè suoni che non siano stridenti, non siano fastidiosi? Alla persona noi intendiamo una successione di rarefazioni e compressioni di onde di pressione. Per rumore intendiamo un suono in cui la sequenza delle rarefazioni, delle compressioni è caotica, senza un ordinamento prestabilito. E questo suona all'orecchio come qualcosa di fastidioso, non comprensibile. E quindi crea un disagio anche ascoltare dei rumori molto forti. Certo, è un po' come se uno sente una sinfonia, i suoni sono tutti quanti accordati e quindi hanno una certa struttura, una certa evoluzione nel tempo. Se invece gli strumentisti iniziano ognuno a eseguire il pezzo, il brano, indipendentemente, i suoni si accavallano in maniera caotica e sentiamo un rumore. Proprio così. E che differenza c'è però sull'impatto che ha sulla nostra serenità, sulla nostra tranquillità, l'esposizione ad un livello di suono o di rumore? I rumori ci danno più fastidio? Siamo più a disagio se sentiamo i rumori? Cioè, se sentissimo un pieno d'orchestra per tutto quanto il giorno, avremmo dei danni, avremmo delle ripercussioni o no? Allora, bisogna a questo punto vedere come risponde il nostro cervello. L'azione del nostro cervello è di riflesso al suono che sente. Due suoni della stessa intensità agiscono in modo diverso nel nostro cervello. Se un suono ci piace, il nostro cervello agisce in modo tale che il suono non arrechi danno alle strutture preposte alla ricezione dell'onda sonora. Quindi anche nel caso del suono è sempre il cervello il grande artefice della nostra percezione dei suoni. La vista è mediata dal cervello. Il suono, l'udito, è anche mediato dal cervello, quindi è il cervello che decide se gli fa piacere essere esposto ad una sorgente sonora o meno. È sempre il cervello che decide, è il cervello che involontariamente agisce su quelli che sono i muscoli predetti al movimento degli ossicini che stanno all'interno dell'orecchio medio. Ed è proprio a secondo il tipo di suono che noi percepiamo che il cervello agisce in modi differenti. Quindi non c'è una differenza sostanziale tra rumore e suono per quanto riguarda l'intensità, ma è il cervello che seleziona quello che gradisce e quello che invece gli spiace, gli incresce. È proprio così. E una cosa volevo domandarti. Quindi se noi siamo, ad esempio, esposti costantemente ad un rumore di media intensità, come il traffico di una strada molto caotica, questo danneggia la nostra serenità, ma può provocare anche dei danni fisici, dei danni fisiologici al cervello, all'orecchio? Allora, dei rumori molto intensi tipo il traffico stradale non proprio, perché non raggiunge quei livelli, almeno all'interno delle abitazioni, così elevate da poter recare danno alle strutture dell'orecchio. E invece qual è un suono? Faccio un esempio di un suono che può essere talmente dannoso che sarebbe opportuno evitare di ascoltare, almeno non mettersi nella condizione che l'intensità sonora prodotta ci percuote il timpano con tutta quanta la sua violenza. Beh, possiamo pensare a un martello pneumatico. Lungo le strade, quando gli operai sono al lavoro, infatti loro indossano dei dispositivi di protezione per l'udito. Quindi la conclusione è questa, che non è mai opportuno essere esposti ad un'intensità acustica, ad un'intensità sonora troppo elevata, ma soprattutto se il suono è stridente e sgradevole. Perciò che cosa possiamo raccomandare?
se non siamo degli operai e non abbiamo le cuffie per coprirci le orecchie, di evitare di esporci a suoni troppo intensi e magari dentro casa cercare di isolarci per quanto possibile attraverso i doppi vetri delle finestre che lasciano il rumore all'esterno della nostra abitazione. Sicuramente avere delle abitazioni confortevoli e quindi che hanno un alto potere fonoisolante aiuta, diciamo, chi vive all'interno dell'abitazione a non essere sottoposti a rumori esterni. Bene, mi sembra un'ottima indicazione, anche molto utile per la nostra tranquillità, per la nostra serenità, per cui ringrazio Fabio Locastro dell'Istituto IDASC del CNR e esaminiamo un altro aspetto interessante. Abbiamo parlato di rumori, ma c'è un rumore molto particolare, il rumore bianco. Sappiamo che la luce è un'onda elettromagnetica, e sappiamo che per ottenere la luce bianca si può utilizzare la somma di rosso, verde e blu. È possibile fare la stessa cosa anche per il suono? Per esempio, è possibile ottenere il silenzio come somma di altre onde sonore? Sembra di sì. Se si guarda questa immagine sul computer, si vede come in alcune zone dove si propagano delle onde ci siano delle zone di silenzio, di assenza di onda. Eccole qua. Quello che voglio provare a fare in questo laboratorio è farvi ascoltare questo silenzio. Lo farò utilizzando un fenomeno noto come i battimenti. Produrrò due onde uguali per poi cambiare leggermente la frequenza di una e farvi sentire una sorta di battimento, di silenzio seguito dall'onda nelle vostre orecchie. Proviamo. Accendo la prima frequenza di 580 Hz, accendo la seconda della stessa frequenza. Sentirete un aumentare dell'ampiezza del segnale sonoro. Ora vado a variare leggermente la frequenza di 1. Dovreste sentire i battimenti, cioè delle zone di silenzio seguite dalle onde sonore. Proviamo. Posso cambiare la frequenza di questo battimento aumentandola, e tra un picco e l'altro si forma un vero e proprio silenzio, un'assenza totale di suono. Per capire come funziona questo fenomeno, andiamo alla lavagna. Proviamo a spiegare com'è possibile generare il silenzio, l'onda zero, a partire dalla somma di due onde. Il caso più semplice da capire è quello in cui le due onde sono in fase, ovvero quando al nostro orecchio arrivano due onde praticamente sincrone. Come vedete, le due creste a salire sono sincrone, così come i due ventre che scendono e via dicendo. Naturalmente due onde come queste producono una somma che ha come ampiezza il doppio delle singole onde generanti. Questo non è il caso del silenzio, è il caso in cui sentivamo aumentare il volume dell'onda. Ma la stessa cosa la possiamo fare sfasando le onde, cioè quando siamo in controfase. In questo caso il discorso è lo stesso, solo che la prima onda sale mentre la seconda scende. Arrivati al punto di zero, la seconda onda sale, la prima scende e via dicendo. Questo caso fa sì che la somma delle due dia proprio l'onda zero, ovvero il silenzio. La prossima volta che non sentirete nulla intorno a voi, potrete pensare di essere al centro esatto di un'infinità di rumori, rumori che sommandosi l'uno con l'altro produrranno il silenzio. E concludiamo quindi il discorso sull'orecchio, sull'udito. L'orecchio è sicuramente lo strumento o uno degli strumenti più sofisticati di cui dispone non soltanto il corpo umano, ma addirittura l'intera natura. Un orecchio è in grado di operare in regimi molto diversi. Immaginiamo di avere un mulo che voglia salire su una mulattiera, su un tratturo. Beh, il mulo è sicuramente l'animale più adeguato, più idoneo per trasportare carichi in alta montagna, ma non sarebbe sicuramente in grado di competere in una corsa con dei puro sangue. Ebbene, l'orecchio è in grado di compiere le funzioni, per così dire, del mulo e del puro sangue. È in grado di camminare, cioè di recepire dei suoni molto deboli, molto flebili, oppure di correre, cioè di vibrare vigorosamente quando è sollecitato da suoni molto intensi. Ma per capire quanto sia
quale sia la capacità dell'orecchio di estendersi su una gamma sonora così ampia, posso fare un esempio. L'intensità minima del suono percettibile da un orecchio e l'intensità massima prima che l'orecchio raggiunga la soglia del dolore, quindi una distorsione dei suoni, come si dice in gergo, è di 14 ordini di grandezza, cioè il suono più debole che riesce a percepire è 100.000 miliardi di volte più debole del suono più intenso che riesce tuttavia ad ascoltare. Detto in altri termini, guardate qui la distanza tra le mie due dita, l'indice e il pollice, è circa un millimetro. Bene, tra questo millimetro e la distanza della mia mano dal sole c'è la stessa proporzione che c'è tra l'intensità minima e l'intensità massima che può essere percepita da un orecchio. Detto in altri termini, l'oscillazione massima, l'ampiezza massima di scostamento dalla sua situazione, dalla sua condizione imperturbata, per quanto riguarda il timpano, è una frazione di millimetro. E questo corrisponde appunto al suono più intenso che possiamo ascoltare, ad esempio un martello pneumatico oppure un concerto rock a tutto volume, prima di avvertire la sensazione di dolore, di fastidio acuto. Mentre invece il suono più debole, più flebile, che è in grado di percepire il timpano, corrisponde ad uno spostamento, ad uno scarto, ad una fluttuazione dalla posizione centrale del timpano addirittura di un engstrom. Un engstrom, per intenderci, è la dimensione di un atomo. Cioè, se il timpano si sposta di la dimensione della quantità confrontabile con quella, con la dimensione di un atomo, noi riusciamo a sentire il suono che ha prodotto questo spostamento. Per capire come i suoni che ci circondano influenzino la nostra esistenza, soprattutto considerando che noi dalla natura proveniamo come specie umana, dobbiamo parlare dei suoni della natura.